Era il 1837 quando ad Altesano, una frazione di Venaria Reale, martedì 21 novembre iniziava la prima lezione di storia alla scuola Barolo. L'opera Barolo, e meglio il Marchese, nel 1837, pensando all'educazione, alla cura, alla bellezza e più che altro a che questi ragazzi potessero diventare dei cittadini attivi, ha fondato questa scuola, che noi riteniamo una delle prime del Regno Sabaudo. In allora non esisteva ancora la scuola pubblica. E quindi l'ha affidata alle suore di Sant'Anna, una congregazione fondata ad hoc per questo, e che fino al 2008 è stata condotta direttamente dalle suore, con l'aiuto alle spalle dell'opera Barolo, però sempre in gestione sua. Dal 2008, essendo cambiata la vita, cambiati i tempi, cambiate le modalità, le suore, la congregazione non ha più ritenuto di proseguire, ci ha lasciato una piccola comunità di suore che avete visto qua, e abbiamo preso la direzione diretta di questa scuola. Grazie alla professoressa Ruosi abbiamo ristrutturato la scuola, adeguata alle nuove normative, sentito i pareri di altri consulenti, quali Reggio Children, quale la Fondazione Agnelli, e abbiamo dato vita a questa nuova scuola che ha avuto successo, e in effetti siamo riusciti a raddoppiare le classi, quindi abbiamo due sezioni e quindi in tutto 10 classi per circa 250 bambini. Siamo molto soddisfatti, e più che altro siamo soddisfatti di questa iniziativa presa dal corpo docente, che ha saputo coinvolgere la comunità, che ha saputo coinvolgere i genitori in questi antichi mestieri, per far capire ai bambini che cose, come eravamo, che come si agiva, come si studiava e come erano lo sviluppo. È evidente che non si può non dimenticare come gli studi più recenti ci portino a dire come il 65% dei ragazzi che oggi entrano alle elementari, quando usciranno dal corso di studi, troveranno lavori che oggi non esistono, saranno completamente nuovi lavori, per cui bisogna insegnare loro ad adattarli, a imparare, ad imparare, perché questo è quello che noi vogliamo, nello spirito dei marchesi, che hanno avuto questa sensazione e questa lungimiranza fin dal 1837, confermata poi dalla Marchesa con l'eredità che ha lasciato all'opera nel 1864. Anche il sindaco Roberto Falcone, insieme ai ragazzi, per le celebrazioni dei 180 anni della scuola Opera Pia Barolo. 180 anni di presenza sul territorio, la scuola Barolo, Venaria, è un momento importante ricordare questo avvenimento, questa ricorrenza. È stata organizzata nella giornata di oggi un'esposizione anche la scuola come era una volta, dove i nonni e i parenti hanno portato oggetti della loro infanzia che ricordano il modo di vivere di un tempo. I ragazzi sono entusiasti, lo vediamo alle spalle dell'operatore, sono entusiasti di questa presentazione, per cui stanno vedendo degli oggetti che non avevano visto prima, seguiti da una spiegazione di come era una volta sia andare a scuola che vivere nelle case. A parlarci di questi 180 anni la direttrice Gloria Rossini. La giornata di oggi alla scuola Barolo è dedicata ai bambini con l'aiuto di tutte le famiglie, dei nonni e dei genitori. È stata organizzata in laboratori, quindi tutte le classi gireranno e potranno fare dei bellissimi pompon di una volta, visitare tutto il materiale che le famiglie hanno portato di varie epoche. Nelle classi abbiamo due insegnanti vestiti da marchesa e marchese che raccontano la loro storia, abbiamo il laboratorio della serigrafia e abbiamo allestito nella sala polivalente un'aula di una volta con dei banchetti sempre portati o dai genitori o da persone del Balloon che gentilmente ce li hanno prestati. È una giornata meravigliosa, i bambini sono contenti, hanno visto cose che non avevano mai visto, e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini. E sono gli alunni della scuola Barolo a ringraziare per questo 180° anniversario della fondazione i gentili nonni, i cari genitori.
che oggi sono entrati nei loro cuori. Un giorno speciale avete realizzato e nulla avete dimenticato. Per qualche ora abbiamo immaginato di essere stati con voi nel passato. Tanti oggetti avete per noi raccolto, alcuni ci hanno anche sconvolto. Quante domande, quante emozioni, tante piccole, splendide emozioni. È stato bello e coinvolgente e lo racconteremo a tanta gente. 180 anni per una scuola sono tanti e noi siamo felici di portarla avanti. Alunni, famiglie, insegnanti e suore, tutte insieme con dedizione e amore. Anche i marchesi sono stati con noi. Grazie ancora a tutti voi.